Salve e benvenuti in questo backstage del... Noi in questo momento siamo nel mese di dicembre 2015, non abbiamo assolutamente idea di quando voi vedrete il cortometraggio a cui questo backstage si riferisce, che al momento non ha neanche un titolo, si intitola provvisoriamente Rumori, ma sappiamo di avere già fatto altre cose riguardanti i rumori, quindi probabilmente non si intitolerà così. Che ti dici? Dico che è stata una giornata interessante, come ormai lo sono tutte quelle che stiamo sperimentando dalla nuova stagione, perché si tratta comunque di fare un nuovo format e avete visto tante nuove avventure, ci siamo preposti di fare molte, molte più cose, molte più attività, infatti siamo in trasferta, oggi è la prima volta che veniamo a fare qualcosa d'invernale in giro. Esatto, qui a Fano tra l'altro siamo capitati raramente o forse mai. Devo dire che questo mai. È uno spunto che abbiamo preso così su due piedi, ci abbiamo pensato su, esatto. Ci abbiamo neanche un copione. No, ci siamo scordati il copione, ma non è che me lo sono scordato, è che la mia stampante si era rotta e quindi ovviamente essendo una giornata tizi me lo dovevo aspettare e quindi ho detto vabbè, tanto non ci sono battute in questo cortometraggio, faremo a meno. E forse una delle poche volte che siamo in città e non siamo immersi nella in situazioni natura. Naturali e fuori da tutto il contesto urbano. Mi ricorda un po' al mare, però ai tempi di apnea. Oggi c'è molta vita in giro. Pienissimo. Siamo abituati. Pienissimo, guarda. Siamo abituati a ben altre situazioni. Prima ho visto un ragazzo in pantaloncini corti camminare, vi assicuro che sono 0 gradi. Correre, anzi, non camminava. Bene, chissà quando vedrete questo backstage, perché effettivamente noi abbiamo iniziato a girare le avventure dei Tizi TV a maggio-luglio 2014, ora è dicembre, no era 2015, ora è dicembre 2015, ma forse questo backstage lo vedrete tra me. L'importante è che tra lo vediate, tra non importa mesi, quando, ma mesi. L'importante è che lo vediate. Esatto, bene, per oggi è tutto. Al prossimo backstage, ciao.